Salve a tutti amici di Amazon, eccoci qua nella seconda parte del video legato a questo supporto qua per tenere la PlayStation in posizione orizzontale, ok? Sì, quindi questo è il supporto originale che fa un po' bruttino, ok? Adesso io andrò a montare questo supporto qua che mi sembra più stabile e anche più carino in termini di poter più comodo per poter pulire sotto. Quindi apriamo la confezione adesso e vediamo come si presenta. Eccoci qua, aperto la confezione che aveva un sigillo. Dentro non c'è assolutamente nient'altro. Scatola è vuota. Andiamo a vedere principalmente che cosa c'è e come si monta. Allora, tiriamo fuori i nostri due pezzettini, quali questo qua è semplicemente un pezzo di, ok, quindi ci sono soltanto questi due cosi qua. Questo qua è un coso di protezione, dentro c'è questa Fidelity Card che va bene e qua c'è scritto certificato. Come si va a posizionare la Play? Vediamo se ha un incastro, cerchiamo di non rompere la Play ovviamente. Se no mi dispiacerebbe. Aspettate un secondo che gli do una pulitina perché è un po' sporca e quindi, dato che sono qua, la pulisco e ci vediamo tra poco. Ok, eccomi qua tornato. PlayStation che appunto abbiamo pulito. Vado a installare come c'è scritto nella confezione, quindi vedete che avete la PlayStation messa in questo modo, quindi con le prese qua, e c'è scritto right and left in più, in teoria. Esatto, left e right. Quindi teoricamente la PlayStation dovete andare a posizionarla in questo modo, quindi non so se ci sono degli incastri. Adesso vediamo subito. Aspetta che non sbaglio già. Esatto, la PlayStation infatti era storta. Oh wow, fantastico. Ok, non so se non avete visto, ve lo faccio vedere di nuovo, ve lo faccio vedere. Allora, semplicemente vedete che c'è proprio un incastro, quindi proprio semplicissimo. Faccio vedere. Ok, vedete? Quindi questa è la staffa. Questo è il lato della Play. Dovete semplicemente fare incastrare in questo modo. Vedete che la cornice può incastrarsi e quindi il supporto risulta semplicemente ad opera d'arte. La posiziono, no, così non posso posizionarla. Vabbè, la tengo su. Faccio vedere anche questo. Stesso identico modo dovete andare a infilarla, quindi guardate l'angolo in alto qua in fondo, questo qui, dovete andare a infilarla in questo modo, quindi così. Magari partiamo da qua, esatto, vi spingete un po', quindi è anche abbastanza robusto come incastro, poi dovete spingere, ok, finché fa un piccolo click, ok, ingoiati. Il risultato è questo, ovvero una PlayStation decisamente molto più stabile, perché qua potete tranquillamente alzarla, la appoggiate, la potete pulire, ok, la potete anche ruotare, vedete che abbiamo anche i piedini con la gomma, così che risulta anche abbastanza stabile, non fa neanche rumore, ok. Decisamente un fantastico prodotto. Perché appunto adesso con la mia mano posso anche andare sotto, magari con uno Swiffer, a pulire. Faccio vedere che sotto avete giusto un po' di posto per poterla anche pulire. Quindi è per me è un prodotto eccellente, dato che hanno fatto dei supporti, almeno quelli in dotazione, che sono un po' precari e che non mi piacciono. Spero che questo montaggio vi sia piaciuto. Io sono sempre Thomas, il vostro caro amico di Amazon. Vi lascio qui sotto una breve recensione scritta. Ciao a tutti!